Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Siamo nella sede, nel Parco regionale del Delta del Po, Porto Viro, perché nasce nel Parco Naturale il primo progetto scientifico in Veneto dedicato alla Trachemis scripta, che praticamente sarebbero le tartarughine che si possono vincere anche nelle fiere. E sono tartarughe palustri americane che stanno mettendo a rischio l'habitat del tizio e lagunare. È una grande e importante operazione sotto il punto di vista proprio di salvaguardia delle specie protette, a controllo delle specie invasive. Ci sono i veterinari, c'è tutto un insieme di figure che portano il valore aggiunto a un controllo che è quello della Trachemis, che è una tartaruga, una specie invasiva. Passatemi il termine, è la nutria acquatica, perché ora della fine stiamo parlando di specie che sono state poco controllate, oppure si è anche perso il controllo del numero, perché comunque sono... Se parliamo di specie invasive, parliamo comunque di specie che possono andare a ledere quello che è l'equilibrio naturale della filiera delle specie presenti in un territorio. Ascoltando le parole del Presidente, chiediamo a Luciano Tarricone, che è il direttore del Centro Recupero Animali Selvatici di Polesella, se effettivamente l'introdurre delle specie animali aliene può diventare un problema per l'ecosistema. Dico che sì, hanno iniziato a venire 20-25 anni fa, hanno iniziato a riprodursi e purtroppo ultimamente c'è il discorso sulle specie acquatiche che nidificano nel delta da milioni d'anni e nidificano qui per tanti motivi, tra cui anche per il fatto che mancano dei predatori naturali dei pulcini. Io ormai ho segnalazioni quotidiane nel periodo ovviamente di nidificazione dei pulcini che vanno sotto l'acqua prese da questi animali, questo, il siluro, il gambero rosso. Dobbiamo capire che l'introduzione di un animale che per millenni o secoli o milioni d'anni non è presente al territorio crea disequilibrio al territorio. Questo è il concetto principale. L'amore per gli animali è una cosa, l'amore per l'ambiente deve essere superiore all'amore degli animali. Con la regione siamo da anni, stiamo concertando e stiamo collaborando. Ovviamente abbiamo il discorso delle tartarughe marine che aspetto sempre in deroga e finalmente arriverà il centro qui sul delta. Ovviamente l'altra cosa da puntualizzare è l'educazione ambientale, perché possiamo liberare e salvare decine, centinaia o migliaia di animali, ma se poi li rimettiamo in un territorio dove la gente non sa come comportarsi col pulcino nidifugo che deve essere lasciato sul territorio rispetto al nidicolo, ecco che abbiamo lavorato per niente. Delle volte mi sembra di essere, come dico sempre, Don Chisciotte, anzi più Sancho Panza visto il fisico, perché si lotta davvero contro i mulini a vento. Ci deve essere un territorio che deve avere la cultura di capire, ma è la sfida del prossimo millennio per noi, per gli umani. La sfida del prossimo millennio è quella di riuscire a vivere in un ambiente dove tutte le specie siano salvate, siano in equilibrio con noi, perché altrimenti ci estinguiamo. Questo non voglio fare catastrofismi, ma sarà la realtà purtroppo.